E buongiorno mondo, siamo ancora ad Aci Trezza, abbiamo già preso un caffè e adesso stiamo andando a cercare una pasticceria per prenderci un cornetto o una qualsiasi pasta cremosa che ci dia la forza e l'energia per stare tutto il giorno in spiaggia. E oggi andrà così. Non faremo niente fino a questo pomeriggio e poi ci sposteremo direzione Etna, che domani vogliamo andare a fare l'escursione sull'Etna. Vi facciamo sapere dopo. Buona colazione. Io ve l'avevo detto che avevamo bisogno di molte energie per fare la giornata in spiaggia a poltrire. Infatti guardate che colazione. Granita con panna e brioche per il giappino. Iris, che è una brioche fritta ripiena di crema per l'asino, e caffè. Questo mi sembra il cioccolato, però vederlo da qua, no? Perché è scuro qua su. Mi chiedo, buongiorno. E si riparte di slancio. Sembra davvero un arancino. Un po' sì. Tu dimmi che fai questo tuo corso. Oh, io fico ci esci. Ora ti metti. Bravo, sì, tu vai a stare a provare. Non andiamo ancora a squadra. E forse non è proprio quello che ci si aspetta da una giornata di relax in spiaggia, perché come potete vedere siamo su degli scogli, o meglio, tutto cemento, circondati da un sacco di persone, che per essere giugno è veramente impegnativo, chissà luglio ed agosto qui deve essere un carnaio. Ad ogni modo ci rilassiamo comunque, tra poco andiamo là e ci beviamo la birretta. More moments later. E dopo la birretta in spiaggia siamo andati alla Coop a prenderci il pranzo per domani. Abbiamo preso della pasta al forno con le melanzane tipo alla norma, che sembra spettacolare, anche quelle della gastronomia si è detto. L'abbiamo appena fatta al bacio, però per il pranzo ci siamo presi una mega focacciona con mortazza, pomodori secchi e provola. E lei si è appena lavata i capelli e mangiamo. Ragazzi, come vi sembra? Abbastanza imbottito? Ci potrebbe saziare un panino così? O no? Ti sazia? Non sei credibile. Del parco dell'Etna, stiamo provando a salire a Piano Provenzana. Dico stiamo provando perché con queste salite, queste curve che ci sono, stiamo andando su ai 20 all'ora, quindi ci andrà ancora un'oretta arrivare. E stanotte dormiremo su, così almeno saremo al fresco, e domattina alle 8:30 partiamo per la nostra escursione prenotata con la nostra guida alpina del parco vulcanologo, non lo so come si dice, vulcanologo, si dice così? Va bene. Comunque andremo a visitare delle grotte e le colate laviche di qualche anno fa, non lo so, domani la guida ce lo dirà, se no perché mi ha preso la guida, sapessi tutto io. Ci mancano solo 3 km per arrivare al rifugio, ma abbiamo fatto una piccola sosta per andare alla Big Bend di lingua glossa. Sei contenta di andare a fare la foto con la Big Bend? Sì. Guardate qua quanto è tutto lava lava. Lava lava. Vediamo se la Simo riesce a salire senza inciaspicare. Fai gestacci come i bambini. Samantha,
questa Big Bench ti manca, eh? La numero 200 sull'Etna, venire a farla in bicicletta. Pedala Sami, pedala! E con un po' di fatica siamo arrivati al parcheggio. Guardate che parcheggio super, dove c'è il puffo con tutta la lava dietro. La Simo è un po' tesa da questa salita impegnativa e adesso andiamo a vedere lì se si può bere una birretta. E Piana Provenza. Ore 18:36 e Piano Provenzana si è completamente svuotato, i chioschetti sono tutti chiusi, siamo rimasti solo noi, anche i camper che erano qua sono tornati dalla loro escursione e sono partiti per tornarsene, penso, al mare. Ma guardate in che posizione siamo noi, con la colata lavica qua dietro. L'unica cosa che, essendo in quota, il sole è appena andato giù, inizia a far freschino, ho la pelle d'oca, guardate qua che pelle d'oca. E sì, un asino con una pelle d'oca è difficile da vedere, ma lo state vedendo. Là in fondo si intravede il mare, ma c'è un sacco di foschia. Adesso ci barrecchiamo dentro il camper e ci facciamo una pasta asciutta. Guardate il vento che c'è, ed è un vento fresco di montagna. Stanotte dormiremo da Dio, altro che ieri sera con la discoteca, i ragazzini con gli scooter che correvano intorno al camper e la festa di paese. E soprattutto il caldo, questa notte è fresco e silenzio. Buonanotte a tutti.